Essere in piazza San Babila può voler dire solamente una cosa. Che è uscita la nuova maglietta all'Interstore. Andiamo allora a vederla e a toccarla con mano. Non vedo davvero l'ora. Ciao a tutti amici nerazzurri. È l'8 agosto ed è uscita la seconda maglietta della stagione 2024-2025. Ed eccola qui. Eh sì, andiamo a provare anche la seconda maglia della stagione. Come con la prima maglia, non so cosa si vede in questo momento. La seconda però è qui e allora la indossiamo. E voilà. Così è come la indosso. Il colore che torna in mezzo, sponsor uguali alla prima. Ma la chicca secondo me è questo colletto che è devastante. Torniamo con la maglia normale e andiamo fuori per parlarne meglio. Andiamo. Fermi tutti, siamo usciti dallo store, ce lo lasciamo alle spalle, non venite a dirmi nei commenti che ho la maglia che assomiglia a quella della Juve, perché per puro caso tra l'altro ho la stessa maglia di quando sono venuto qua a vedere la prima di questa stagione. Oggi abbiamo visto la seconda e che dire di questa seconda? A me piace davvero un sacco, poi non so se dico sempre così perché è quella dell'Inter, ma questa è davvero bella, ha dei dettagli devastanti, due in particolare, il colletto come dicevo prima, ma soprattutto quel biscione lì dietro il collo che secondo me è un tocco di classe incredibile. Molti ci scrivono i prezzi eccetera, quelli li trovate sul sito dell'Inter, considerando che poi con tessera, abbonamenti eccetera avete i vari sconti. Ragazzi, io oggi non l'ho presa, sicuramente mi arriverà così come mi sta arrivando la prima, quindi presto mi vedrete sia con la prima che con la seconda maglietta della nuova stagione. Questo era il nostro video della presentazione, chiamiamola così, della seconda maglia della stagione 2024-2025. Se vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella per seguire tutti i nostri video, tutte le nostre live, passate da tutti i nostri messaggi che trovate in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video o una prossima live. Forza Inter!